Salve, benvenuti nella mia nuova casa. No, scherzo, quella non è la mia nuova casa e sono sola e questo è uno scherzo e dovrei parlare piano perché Mattia è di là ma tanto non mi sente perché ha le cuffie. Comunque, siamo qua riuniti oggi per fare un bellissimo scherzo al mio caro Matti, esatto ragazzi, perché se lo merita uno scherzo. Mi ha fatto stare per più di non so quante ore, forse 3-4 senza telefono, quindi è arrivato il momento di fare un bello scherzo. Comunque, come vedete ancora non abbiamo buttato quella scatola, quindi la sorterò, lo rinchiuderò in quella scatola per un po' di tempo, non so quanto, potrebbe essere 8 giorni, 9 anni, non so, insomma, vediamo da come si comporta. Ovviamente gli darò da mangiare, solo cornetica Nutella però. Ora andremo a creare un vero e proprio, una vera e propria finestra qua in questa scatola, tanto lui è alto, quindi tipo dovrò tagliare un pezzo di scatola, ma ora vi faccio vedere tutto perché faremo tutto insieme. E niente, iniziamo a tagliare la scatola, sarà complicato anche perché io ci arrivo molto poco sopra, però ci proveremo. E niente, poi andrò a chiamare Matti e lo ricatterò, lo farò entrare dentro senza il suo volere, lo rinchiuderò con lo scotch e lui non potrà più uscire, però quelli sono altri dettagli, ragazzi, non denunciatemi, no scherzo, anche perché se si comporta bene poi uscirà presto di prigione. Ecco, Matti si è comportato male e ha fatto una cosa bruttissima che ora ve la dico. Ha rubato un cornetto Nutella. Ecco, questa è la sua pena. Anzi, dopo la scriveremo anche su un foglio. Comunque, dato che non ho più il taglierino perché l'ho rotto, dovremmo usare qualcosa per tagliare la scatola. Ora vediamo, insomma. Ok, ragazzi, ci ho messo un po', ma ho tagliato la scatola e ho creato una piccola finestrella per far uscire la testa ai Matti. È la scatola che fa questo rumore. Ma ora voglio scriverci qualcosa sopra, tipo prigione di Matti, falsacchiotto, ruba cornetica Nutella. E poi creerò anche un foglio con la sua denuncia, che io lo denuncio perché mi ha rubato il cornetto. Ovviamente non è vero ragazzi, mi sto inventando tutto, ma è troppo divertente. Cioè lui rimarrà tipo cosa? Cosa? Comunque, trovo i pennarelli, ora li cerco un attimo dopo. Ok, ho un pennarello e un foglio. Ora scrivo sulla scatola e poi scriviamo insieme la denuncia. A dopo. Ok, i pennarelli non scrivono molto bene sul cartone, più che altro perché ho scritto molto grande. Comunque ho scritto prigione di Ninna Land. Non è venuto molto bene, però dai, è carino ragazzi. E niente, tra poco vado a prendere lo scotch. Però prima dobbiamo scrivere la denuncia di Matti, quindi devo prendere qualcosa da mettere sotto a questo foglio, perché se no macchio il tavolo come ha già fatto una volta Matti. Un attimo. Ok, allora vi leggo, cioè scrivo la denuncia, intanto ve la leggo. La sottoscritta governatrice di Ninna Land dichiara in Ok, ve la leggo ragazzi, l'ho appena finita. La sottoscritta governatrice di Ninna Land dichiara in arresto Matti Falsacchiotto, ruba cornetti Nutella per oltraggio, che non so neanche cosa significhi, e per furto di beni preziosi, cornetti Nutella. Ha il diritto di rimanere in silenzio. Lo firmo. Ok, perfetto. Ho il mandato di cattura per il criminale più potente del mondo. Andiamo a prenderlo. Prima devo prendere lo scotch però. Perfetto, andiamo. La dichiaro in arresto. Cosa stai dicendo? La dichiaro in arresto. E cosa ho fatto? Ma puoi denunciare una poliziotta, ragazzi? Non sai? Penso. Non sai cosa hai fatto? No, non lo so. Te lo dico. Hai rubato cornetti Nutella e oltraggiato qualcuno. Che significa oltraggiato? Vedi? I criminali non le sanno queste cose. Scusami, che cosa significa hai oltraggiato? Hai oltraggiato qualcuno. Andiamo. È in arresto. Andiamo. Ma io non voglio venire. No, hai il diritto di rimanere in silenzio. Andiamo. Mi segue, per favore. Ok, venga, guardi. Questa è la prigione di Ninna Land. Vuoi entrare? Non voglio entrare! Ma che cosa? Ma che cosa sta succedendo? Non capisco. Perché sono in prigione? Perché sono in prigione? Dimmi. Ora le leggo l'accusa. L'accusa? Ma io stavo semplicemente dormendo sul mio letto, ora che ci penso. Perché sto facendo un coso? No, 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 te devi tenere. Perché se no l'accusa sarà più grave. E dovrà rimanere in carcere ancora di più. Questa è la mia casa, non è un carcere, questa è la scatola del nostro divano, capisci? Mi stai prendendo in giro per caso? Signora, ha il diritto di rimanere in silenzio perché tutte le parole che dirà saranno usate contro di lei. Oh mamma mia, che stai impazzendo?
facendo? Ok, perfetto. Ora un attimo, signore, le leggo l'accusa. Per favore rimanga in silenzio finché non le dico di parlare. La sottoscritta... Una cosa che io non capisco, però, è perché... La sottoscritta... Quando tu intendi la sottoscritta, intendi la sottoscritta o la sottoscritta vera vigilessa? Perché tu non sei una vigilessa. No, la sottoscritta che mi ha mandato... Cioè, che ti ha denunciato. La sottoscritta, governatrice di Innaland, quindi io ti ho denunciato. Quindi tu mi hai denunciato e mi hai anche arrestato. Sì. Ma... Dichiara in arresto Matti, falsa chiotto, ruba cornetti canutella per oltraggio e per furto di beni preziosi. Quali cornetti canutella? Ha il diritto di rimanere in silenzio, firmato anche dalla governatrice. Posso fare una domanda? Sì. È anche un altro falsacchiotto qui che sta facendo un furto davanti ai tuoi occhi e tu non stai dicendo niente. Ma perché... Willy, la dichiaro in arresto. Venga, sta mangiando i croccantini di piadina. Scusi, lo può prendere? No, va bene, non c'è bisogno. Sta bene fuori dalla prigione lui. Sai che fa caldissimo qua dentro? Inizio a mancarmi l'aria. I veri criminali stanno... Hai fame? Allora, io sono una poliziotta ora e ti devo chiedere delle cose. Ma io non ho fame! Si trattano bene i detenuti. Quindi hai fame, hai sete, devi fare la pipì? Forse avrei un po' di sete e sì. Devo fare la pipì, anzi mi verrà soprattutto dopo che bevo. Ah, guarda, c'è l'angolino là in fondo, puoi fare la pipì. Che schifo, no! Vabbè, senti, intanto voglio... Tu volevi evadere per andare in bagno! E Willy invece sta commettendo tanti reati. Willy, ti incarcererò anche a te. No. Devi rimanere qua. No, Ninna, sì. No, è suonato il citofono e non mi puoi lasciare. Chi è? Sì, grazie. Ciao. Corriere, cosa faccio io qui dentro ora? Devi aspettare un attimo. Ninna, dai, no, ti prego, non te ne andare senza liberarmi, per favore. No, non posso liberarti, Matti. No, tu stai tentando una fuga, lo sai qual è la ricompensa per chi fugge? No. 9 anni di galera. Allora non è una ricompensa, scusa. Sì, esatto. Oh mamma mia. Ragazzi, io non so che cosa fa. Ah, posso farvi un tour? Aspettate, c'ho un'idea. Posso fare un tour della mia fantastica prigione. Allora, questa è la cucina. Come vedete, qui ci abbiamo i fornelli e qui ci abbiamo il lavandino. Poi, aspettate un attimo che è un po' grande la mia casa, quindi ci vuole un po' per spostarsi. Ok, qui abbiamo il fantastico salone con tavolo e divano. Mentre se poi ci andiamo a spostare da questa parte, vedete, qui ci sono le finestre qui sopra. E poi dietro di me c'è il letto e il mio computer. Effettivamente non è male, cioè mi sto divertendo a stare qui. Soltanto che... Ho bisogno di quelle forbici sul tavolo per scappare. Scusi. Com'è andata, Ninna? Lei sa che è vietato farsi inviare oggetti? Non è mio. E quindi di chi è questo balsamo dopo barba? È mio, perché mi serve fare la barba in prigione, no? No, non può. Non pensavo arrivasse oggi, sinceramente. Signora, scusi, mi deve dare questa... Cosa ha detto nella mia stanza? Ho fatto fare il tour della mia prigione. Ah, bravo. Grazie. Comunque ora... Non ho avuto ancora la mia acqua, lo so. Anzi, se può, guardi, se ce l'ho fresca sarebbe meglio. Fa caldo qui dentro. Il fatto è che non ce l'ho fresca. Ecco qua. Aspetti, forse... Signora vicinessa, mi può fare un tè fresco? Non ho un tè fresco. E un po' di Coca-Cola? Ho la Coca-Cola, stia zitto! Che prigione è questa? È una prigione, ma nelle prigioni non si beve la Coca-Cola. Ma che dici? Oh, grazie, ne avevo proprio bisogno. E se può anche tipo un piatto di pasta alla carbonara? Signore, lei sta esagerando, potrei non farle più scontare la pena? Ma che servizio è questo? Guardi che chiamo il suo superiore, eh. Sono io il mio superiore. Questa prigione non è... Sono io il mio superiore. Ah, ok. Comunque, le vorrei dire che questa sua scontatura di pena durerà 7 mesi. Quanti? Sì, 7 mesi, sono pochi, passano in fretta. Cosa stai dicendo? Io non passerò mai l'estate in questa scatola. Mai e poi mai. C'è ombra lì, eh. C'è ombra. Ci sono almeno 30 gradi in questo momento qui dentro. Fa caldissimo. Comunque, io ora dovrò rimanere qua a farle la guardia. Ci saranno le telecamere, come vede, a controllarla. Io mi farò un pisolino, perché questa notte per cercarla mi sono svegliata presto. Buonanotte, signora vigilessa. Buonanotte.
Hai tentato di evadere? No, assolutamente no. Ma mi sono incastrato. Cosa volevi fare? Volevo prendere un po' d'aria alla mia gamba che ha caldo, ok? Lei, signore, non sa contro chi si sta mettendo. Contro chi mi sto mettendo? Forse la regina dei falsacchiotti, cioè Ninna. Comunque, ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. E Matti lo libererò probabilmente mai. E quindi vedete Ninna sempre su Ninna e Matti. Ci vediamo al prossimo video. Cliccate qua sopra su quei video che volete. Noi ci vediamo in quel video. Ma fate bene, eh? Ciao! Aspetta! Ciao!